Come ai vecchi tempi, eh? Elena? Elena? Ehi! Ehi! Elena, andiamo! Elena! Ah, il mio eroe. Dimmi che non l'hai fatto. No! Non è divertente! No. Oh, tu ne hai combinate di molto peggio. Oddio, mi hai fatto venire un cazzo d'infarto! Oh, fammi sentire. Cosa? Mi sembra in forma. Lo sai che questo pareggia qualsiasi cosa io abbia combinato in passato? Sì, proprio tutto. No, no, neanche per sogno. Guarda, hai fango ovunque. Ti ha mai detto che hai uno strano concetto di romanticismo? Sì, qualcuno me l'aveva già fatto notare. Bel discorso. Un bel discorso. Quello deve essere Sam. Forza. Almeno gli spari ci dicono che è ancora vivo, per ora. È un galeone. Sì, così sembrerebbe. Andiamo da questa parte. Sì, sembra sicuro. Sicuro come qualsiasi cosa su quest'isola. Avvicinando. Merda. Guarda. È Sam. È circondato. Forza. Andiamo a salvarlo. Raggiungere la spiaggia. Cerca un riparo. Forza. Scusa! Ehi!
credo. Sono grandi e creatura antiradio. No! Che dici? Passiamo di qui.
Dove sarà andato Sam? È andato di qua! Beh, ecco la risposta. Ah, è un vero piacere vedervi. Sì, ma che ne dite di andarcene da questa spiaggia? Assolutamente. Hai l'accendino? Merda! No.
diavolo! Stanno sparando dall'altra nave! Guarda il signore! Faccio io! Thank you.
lei! Occhio! Lanciami la RPG e fattene via! D'accordo! Ok, ora si fa sul serio. Sistema quei due strati, ok? Il nome di Dio e della libertà, stronzo. Suonava meglio nella mia testa. Bel lavoro, ragazzo. Beh, grazie per l'aiuto. Vieni, ti tiro fuori di lì. Sì, grazie. Ci si rivede. Già, ottimo tempismo. Sì, beh, stare lì ad aspettare mi ha messo ansia. Sì, no, dobbiamo ancora trovare Sam e Elena. Ehi! Ehi, voi state bene? Sì. Abbiamo sentito le esplosioni. Merito del vecchio. Gli hai salvato ancora le chiappe? Ovviamente. Come stai? Bene, bene, me la sono vista brutta, ma mi ha aiutato lui. Ehi. Ehi. E quello? Oh, mi hanno sfiorato la spalla. Tu? Una rupe mi ha sfiorato la faccia. Come avete perso Rafe? Ha condotto i suoi dritti in una trappola di Avery. Beh, furbo. Sì. Ehi, senti, per quella storia di Alcazar... Ok, meglio se ne parliamo dopo. Dove si va? La spiaggia, al di là della città. Ok. Bene, spero che il rumore non abbia attirato l'attenzione. Anch'io. Ehi, ehi, ehi. Scusate, che facciamo? Secondo te ce ne andiamo da quest'isola? Giusto, potremmo fare così. O procedere in quella direzione, che è una scorciatoia. E verso cosa? Il tesoro di Avery. Ah, wow. Voglio dire, Rafe vuole fare il giro, ma non... Fanculo, Rafe! Ehi, Victor, con tutto il rispetto, forse... Non capisci proprio quando arrenderti. Siamo qui per lo stesso motivo, giusto? Giusto? Non siamo venuti a cercare il tesoro. Siamo venuti a cercare... E io lo apprezzo molto, davvero, ma... Ma siamo vivi. E abbiamo un vantaggio, per ora. Possiamo farcela. Nathan, andiamo. Guarda qui. Ok? Avery ha affondato ogni singola nave di quest'isola. E lo sai perché? Perché era disposto a tutto pur di tenersi il tesoro. Esatto. Anche sacrificare chi aveva vicino. Per evitare che qualcuno potesse seguirlo. Perché voleva andarsene. Guarda qui. Bene. Ho trovato la sua mappa dell'isola. Ok? Questa è la sua nave, proprio sotto quella montagna. È lì che si trova il tesoro. E Rafe sta già andando proprio in quella direzione, mentre noi siamo qui a discutere come imbecilli. E se invece avesse lasciato l'isola e la sua nave fosse affondata in mezzo all'oceano? E allora cercheremmo dove è affondata. Che palle. Da quanto lo inseguiamo, eh? Tu e io. Senza offesa per loro. Ma non capiscono. Invece sì, Sam. Lo capiscono. Ok. Oh. Fida, ti hanno già visto questo tipo di ossessione. E Sam, non siamo più ragazzini. Non più. Non dobbiamo dimostrare nulla. Victor, l'aereo? Di qua. Manca molto? Ci siamo quasi. Oltre questo ponte. E se la Shoreline ci stesse aspettando all'aereo? Impossibile. E tu come lo sai? Perché sono diretti alla montagna. Per il tesoro.
Di qua. Eccola. È un bel salto. Come hai fatto ad arrivare qui? Ho scalato qualche muro, ma forse sarà meglio trovare un'altra strada. Che diavolo è stato? Veniva dalla montagna. Le trappole dietro. Significa che stanno saltando in aria. No, vuol dire che sono sulla strada giusta. Ehi, forza. Restiamo concentrati, ok? Saltato giù, ma è troppo alto per arrampicarsi. Già, e se trovassimo qualcosa su cui salire? Dammi una mano, Sam. Ok. Ehi, serve aiuto? No, no, grazie, ce la facciamo. Vedete una via d'uscita? Ehi ragazzi, di qua! Guardate che meraviglia. Sembra proprio una funivia. Funziona ancora. Non vedo i comandi, ma potrei tirare la piattaforma con la corda. Forse se raggiungessimo quella piattaforma di legno. Ci siamo quasi. Non vedo l'ora di dormire nel mio letto. Così vicini, ma così lontani. Ho un'idea. Nathan, mi dai una mano? Ok. Ok, Victor, mi aiuteresti un secondo? Certo. Forza, Nathan. Ecco, noi lo teniamo fermo e tu salti. Vorrai farmi cadere, vero? Mi tenti, ma no. Ce l'ho fatta! Ci sono. Salite e vi tiro dall'altro lato. Ok, siamo pronti. È un macchinario impressionante per il manipolo di pirati. E questo è niente. Wow! Aspetta! State tutti bene? Sì, è come sulle montagne russe. Sali su, Nathan. Nathan, ora sali, ti tiro su. Su, salta, presto! Ehi, dammi la mano.
coraggio sei? Sam! Sam, andiamo! Ok. Dai, salta, ti prendo! Forza! No! No, no, toglitelo dalla testa, capito? Mi spiace avervi coinvolti. Tutti voi. Ehi, ormai non importa più, d'accordo? Devi saltare! Voglio andare fino in fondo, Nathan. Sam... Ehi, stammi a sentire, se te ne vai, non sperare che ti segua! Capito? Mi dispiace. Sam! Sam! Stupido testone. Ha letto il tuo blef. Finirà per farsi ammazzare. Andiamo. Mi sa che ha ragione lei. Certo, ragazzo. Muoviamoci. Forse lo intercettiamo. Prima lo salvo e poi lo pesto. Andata, ma prima pensiamo a salvarlo. Che cosa crede di fare? Dopo tutto quello che abbiamo, non era abbastanza. Troviamolo e basta. Potremmo superare il muro con questo. Coraggio! Ti aiutiamo noi! Pronti? Fatto. Ok. Bene. Visto? Non reggerà molto. Nate, vai. No, un attimo. Andiamo. E ora come facciamo a salire lassù? Non facciamo in tempo. Nate, no, non da solo. Tranquillo, vado e torno, ok? No, non lo convincerai a rinunciare. Userò le maniere forti se necessario, ma comunque lo porterò via. Tu avvicina il più possibile l'aereo alla montagna e preparati a un decollo rapido. È l'unico che so. Non è giusto. Per i piatti faremo turni. E non azzardarti a non tornare. Ti amo. Anche io, cowboy.